Mancano solo 5 giornate al termine del campionato di promozione e da ora in avanti i punti in palio diventano pesantissimi sia per lo Spedaletti, che vede vicinissimo il traguardo dell'eccellenza, che per l'Arenzano decisamente in corsa per un posto nei playoff. La gara si accende subito e già al primo minuto Micioli con una conclusione da fuori scalda i guantoni di Lucia. Minuto 8, è bravo Schillaci a saltare il proprio marcatore a concludere la rete, ma l'estremo difensore ospite devia in angolo. Al decimo si vede l'Arenzano, rimessa laterale di Anselmo alla difesa orange, ha un attimo di disattenzione. Da Monte si presenta solo davanti a Frenna, che in uscita sventa la minaccia. Gli ospiti prendono decisamente in mano il pallino del gioco. Al quarto d'ora un altro cross di Anselmo viene deviato di testa da Grabinski, ma la sfera termina alta di un niente. Sempre Arenzano in avanti, bello scambio tra Burattini e Grabinski sulla conclusione del giovane attaccante. Ancora una volta Frenna è decisivo, la pressione ospite è costante. Al 26esimo Metalla salta il portiere, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa. Un minuto dopo la gara si sblocca per merito di Rusca, che svetta perentoriamente su un calcio d'angolo e porta meritatamente in vantaggio i suoi. Lo Spedaletti accusa il colpo, è stranamente lento ed impreciso, non riesce mai ad impensierire il retroguardia ospite. Il primo tempo termina così con gli ospiti in vantaggio di un gol. Ad inizio ripresa ci si aspetta la reazione dei padroni di casa, ma è l'Arenzano a raddoppiare già al primo minuto. Cross di Metalla e Burattini in tuffo realizza davvero un gran gol. Bisogna arrivare al minuto 64 per vedere una palla a gol dei padroni di casa. Cross di Schillaci, gran colpo di testa di Andrea Negro con sfera alta di un soffio. L'Arenzano gioca però sul velluto e continua a sprecare palle gol. Al 70esimo un cross di Troiano viene girato pericolosamente di testa da Grabinski e 4 minuti più tardi un cross di Metalla viene messo in mezzo da Grabinski per Damonte, ma Frenna riesce ancora una volta ad evitare il peggio. A 12 dal termine, scappatura, non arriva per un soffio, deviazione su un cross da sinistra di Fici. L'ultima occasione per i padroni di casa giunge al 90esimo, ma la punizione dal limite di Fabio Sturaro termina alta sopra la traversa. 3 punti d'oro quindi per l'Arenzano, che aggancia il taggio in quinta posizione, mentre per lo Spedaletti il primo stop casalingo stagionale è tutto sommato indolore per via del pareggio tra Lanesi e Bragno, che consente ai ragazzi di Carlet di mantenere un vantaggio di 7 punti sulla Lanesi. A 4 partite dal termine è sicuramente un buon margine.